Benigheri Davide, atleta Alpi Centrali. Davide, come è andata la tua gara? Ma sì, non proprio come si sperava, ma comunque tutto sommato. Beh, intanto sei qualificato. Sì, sì, qualificato. È 64 e è uscita la prima batteria come terzo. Niente. Vediamo la seconda allora e vediamo la prossima. Ma vediamo domani. Straordinaria puntata quella di oggi, non perdetevela, mettetevi comodi perché siamo a Colleres per la Coppa Europa di snowboard. Da tutta Europa i migliori atleti sono qui, sotto di noi la partenza della gara. Fra poco vi faremo vedere immagini davvero straordinarie con interviste anche ai protagonisti, alcuni bergamaschi di casa nostra che hanno fatto grandissime cose qui a Colleres. Coppa Europa qui a Colleres, snowboard protagonista, allora con Riccardo Bagliani e con Cristian Belingheri per parlare di questo sport, soprattutto per farcelo conoscere anche meglio. Voi siete allenatori federali, squadra B e siete sul campo, insomma sulla neve ogni settimana. Partiamo da Riccardo, tanti atleti, un movimento che cresce in che modo, soprattutto qui in Coppa Europa, chi c'è a livello italiano? A livello italiano abbiamo presente tutta la squadra di Coppa Europa, la squadra B, con Matteo Menconi, Lorenzo Cattapano e poi le ragazze Sofia Belingheri, Francesca Gallina e Caterina Carpano. Quindi atleti di alto livello per uno sport molto affascinante, tra l'altro visto proprio qui a due passi dal traguardo. Ci sono le prove cronometriche per entrare in questo tabellone tipo tennis, no? Mi spiegavi poco fa, e poi le sfide dirette nelle batterie. Esattamente, sì, la gara è composta così: prima si fanno delle prove libere come si fa nella MotoGP, dopodiché si fanno delle prove a tempo come in effetti si fa anche nella MotoGP, e dopodiché c'è una vera e propria gara di contatto a batterie 4-4 in questo caso, in Coppa del Mondo anche 6-6. I primi 32 passano al tabellone, quindi alla gara vera e propria con i contatti, mentre gli altri vengono scartati. Nella gara femminile i primi 16 passano nel tabellone e le altre vengono scartate. Il tabellone è chiaramente composto come in tutti gli sport per far modo che i primi due tempi si incontrino solo in finale. Certo. Sono batterie da 4, quindi a ogni batteria passano i primi due e gli altri due vengono scartati, così fino alla finale. Hai parlato di contatti, la cosa ci preoccupa un pochettino, magari mo' viene che si sia abituati, contatti, perché poi di fatto hai parlato anche di MotoGP, giusto? Hai dato un paio di idee, no? Si è in pista contemporaneamente, quindi il contatto può anche esserci. Sì, il contatto può esserci, però dentro i limiti, perché ovviamente si può andare dentro col fisico, ma non così volontariamente. Ricordo che si può cambiare linea una sola volta per ogni cambio di direzione della pista, e ovviamente non si possono usare braccia o gomiti per spingere, okay? Se le braccia devono rimanere ferme, no? Non si può, nei contatti non ci si può spingere o tirare. Altrimenti diventerebbe un altro sport, insomma, sarebbe un po' troppo. Allora, con le immagini che già state vedendo, insomma, vi porteremo a raccontarvi questa gara. In bocca al lupo, perché qui siamo proprio nel pre-gara, quindi sarete anche voi, insomma, abbastanza lì, pronti a spingere i vostri atleti. Grazie di averci introdotto un pochettino meglio allo snowboard cross. Siete benvenuti. Ciao ciao. Ciao ciao, grazie mille. Coppa Europa aperta al mondo, siamo con JDU direttamente dalla Korea. Welcome to Korea. What about your race? Today was not good result, but it was fun.
Ok, il tuo sfano non è andata benissimo oggi la gara, ma comunque è stato molto divertente. Why from Korea here in Italy? You know, next Olympic is in Korea, right? So that's why I'm trying to go to Olympic. So I need some training and okay, insomma, ci ha spiegato, insomma, a noi forse sfugge, ma lo sappiamo tutti, insomma, i prossimi Olimpiadi saranno proprio in Corea e quindi attraverso questo allenamento, questa esperienza sta cercando di prepararsi e poi di qualificarsi per i prossimi giochi olimpici. Good luck. Thank you. Bye. Ciao. Stanno ultimando i preparativi prima della gara, avete visto sullo snowboard, siamo con David dall'Austria. Welcome to Colera, welcome to Italy. Are you going to race now? Yeah, I'm going to race now. I'm qualified third. Yeah. What's your objective today? I don't know, I try my best. The quality was good, so I hope I can make it to the final. No, le qualificazioni sono andate molto bene, obiettivo, gli ho chiesto per oggi, obiettivo cercare di arrivare alla big final, right? Big final, hopefully. Okay, perché questo sport c'è la big final e la small final, finale di consolazione e la prima finale con quattro protagonisti. Good luck, have a good race. Thank you much. Cortina, ciao Alice, benvenuta a Colere. Grazie mille. Coppa Europa di snowboard, ti sei qualificata, sei pronta per questa gara. Com'è la gara? Raccontacela un po', com'è la pista? Il tracciato non è molto tecnico, però ci sono dei punti in cui farsi male è davvero facile, quindi bisogna prestare attenzione. Ascolta, ci hanno detto altri che questo è uno sport anche di contatto, no? Quando poi ci sono le batterie, stiamo cercando anche di spiegarlo ai nostri telespettatori che magari hanno visto qualche fotografia ma non sanno bene come funziona, quanto contatto, insomma, vi date delle sportellate oppure no? No, in teoria cioè, ci si può toccare solo involontariamente, però capita sempre, un contatto capita sempre, i più pericolosi sono quando ci si prende con le tavole, che così dopo è facile girarsi o sui salti è... Bene, obiettivo della tua gara? Bah, se passo questa batteria sono davvero felice, tanto. Allora, okay. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille.
Coppa Europa Snowboard, una delle protagoniste indiscusse, poi dica qui sei di casa, Sofia Belingheri. Ciao Sofia. Ciao a tutti. Allora, in gara 1 ieri, vittoria, bellissima, complimenti. Adesso sei nelle pre-gara di questa seconda giornata, con quale obiettivo? Ma l'obiettivo è sicuramente quello di vincere, poi vediamo un po' come andrà. La partenza qui non è molto il mio forte, però ieri sono riuscita lo stesso a fare un buon risultato, quindi spero oggi di riconfermarmi. Qua ci sono anche i tuoi amici, giusto? Ho visto, perché sei di casa. E il tuo girare l'Europa, girare il mondo, come sta andando? Va bene, cioè, mi piace, mi diverte, mi piace un sacco. Adesso partiamo settimana prossima per la Spagna e poi è quasi finita la stagione, mancano le ultime gare. Allora, ti lasciamo al tuo panino, perché te l'hanno rubato un attimo i tuoi amici, anzi con la telecamera andiamo a vedere il gruppettino di amici, io direi quelli qua che ti stanno accompagnando, ti danno la loro manforte prima della gara, e poi ci vediamo a fine della gara, così ci racconterai com'è andato, ok? Speriamo sia andata bene.
i due pole e ha già vinto. Andiamo! Sei fortissima, brava! Dominato, grazie. Tutte le partenze alla grande. Sì, sì. Contenta. Siamo qui col vincitore, appena finita la gara avete visto tutta la neve, Ken, direttamente dalla Francia. Today the weather is pretty good, better than yesterday, so you can see everything and it's really good. Allora, oggi il tempo assolutamente meglio, il sole hanno potuto vedere proprio sulla pista molto meglio di ieri, quindi molto bene. Ok, my compliments. Okay. Bye bye. Bye. Ciao. Snowboard protagonista a Colere con l'unica tappa italiana di Coppa Europa. La tre giorni, dal 24 al 26 di febbraio, organizzata dallo Scalo Border Team, è stato un successo sia in termini organizzativi sia dal punto di vista dei risultati, con una doppietta azzurra al femminile che fa ben sperare per il futuro di questo sport. Nella prima giornata, tra le azzurre impegnate nella gara di snowboard cross femminile, la padrona di casa, Sofia Belingheri, ha vinto la big final davanti alla milanese che vive in Val d'Aosta, Francesca Gallina. Podio completato dalla francese Manon Petit. Per Belingheri si è trattato della terza affermazione in carriera nel trofeo continentale, la seconda della stagione dopo quella ottenuta a Val Thorens, che le consente di rilanciare le proprie ambizioni di successo nella classifica generale di specialità dopo il secondo posto raggiunto nella stagione 2013-2014. Il giorno successivo, sabato, altra vittoria italiana nel femminile. In questo caso il primo posto è andato a Francesca Gallina, che ha messo dietro le due francesi Manon Petit e Giulia Pereira. Quarto posto per Sofia Belingheri e settimo per Caterina Carpano. Vittoria francese nella gara maschile grazie a Ken Voigneux, che batte l'olandese Glenn Bloidet e il tedesco Martin Nörl. Miglior azzurro è Matteo Menconi, 19esimo. Una splendida tre giorni qui a Colere per questa Coppa Europa di snowboard e poi anche una gara a fisso protagonista della Coppa Europa al femminile con un secondo posto e con un primo posto Francesca Gallina, piemontese, valdostana, magentina si dice, un po' di tutto, complimenti. Grazie, grazie mille. Ah no, il weekend è iniziato subito bene, abbiamo avuto un po' di problemi il primo giorno del training perché hanno deciso di spostare la partenza riducendo la lunghezza della pista, ma alla fine si è svolto tutto nel migliore dei modi, anche l'organizzazione è stata perfetta, non c'è stato alcun contrattempo, a parte ieri un po' per la nebbia, ma il tempo lo si sa, non si può controllare. Io sono contentissima, sono anche contenta che nelle due giorni di Coppa Europa il titolo sia sempre rimasto in Italia tra me e Sofia ieri. Quindi certo, una bella sfida, no? Ieri prima e secondo, oggi prima e quarta, comunque in finale una pista molto veloce, o no? Sì, qua è conosciuta come una pista veloce, anche quando avevamo fatto le due fisse due o tre anni fa era un po' meno veloce, però è sempre stata una pista veloce e anche stamattina devo dire era molto molto veloce causa neve primaverile, quindi trasformata la mattina.
sguardo in avanti, c'è qualcosa che fa rima con mondiale da qualche parte, giusto? Qualche sì, appuntamento, no? Sì, adesso giovedì partiremo alla volta di La Molina con Sofia e Matteo Menconi insieme al nostro allenatore Riccardo Bagliani per andare alla Molina a fare una gara di Coppa del Mondo e successivamente io e Sofia andremo ai mondiali a Sierra Nevada. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Eccola qua, è arrivata anche Sofia Belighieri, protagonista sempre, voi due ieri prima e seconda, oggi prima e quarta, sempre lì in finale. Allora, Sofia, ci eravamo sentite appena prima della partenza, puntavi alla vittoria, qualche posizione indietro? Vabbè, si punta sempre alla vittoria, poi c'era una partenza che non mi usciva purtroppo e vabbè, mi sono accontentata del quarto posto, ma sono comunque contenta di esserci stata in finale tutti e due i giorni e per me è una grossa soddisfazione. Adesso si guarda avanti, ci sono le prossime Coppe del Mondo e i mondiali, quindi si pensa a quello. Ci sarete tutti e due con la vostra amica Michela Moioli, che è qua poco distante, bersi una birra, lei oggi lo correva, si è rilassata, quindi in bocca al lupo a tutti e tre a questo punto. Sì, crepi il lupo, grazie mille. Crepi, grazie. Ciao. Belle ragazze qui a Colere per questa tre giorni fantastica dedicata allo snowboard, Coppa Europa con il patron di casa Andrea Bettoni del Scalve Border Team, complimenti, e con Fausto Denti, presidente Fisi Bergamo. Allora Andrea, è andato tutto bene, atleti da tutto il mondo tra l'altro. Sì, è andato davvero tutto bene, abbiamo avuto atleti da tutto il mondo, dall'Australia, dalla Corea e dall'America, abbiamo avuto proprio un sacco di atleti. Oggi l'organizzazione è stata perfetta, il nostro team è stato impeccabile e sono davvero felice perché è una bella prova questa per noi. Bergamo ancora una volta capitale, in questo caso dello sport a livello europeo, Fausto. Sì, non dimentichiamo che questa era l'unica tappa italiana della Coppa Europa, quindi grande merito a questo team che sa organizzare cose alla grande, abbiamo visto anche negli anni passati, quindi abituati a organizzare cose alla grande. Vi abbiamo regalato immagini bellissime oggi qui da Colere, che di fatto anche con le conoscenze di casa, no? Michela Moioli, Sofia Bellingheri, ha ancora una volta fatto vedere insomma di che pasta è fatta. Tanto Sofia è stata molto brava, un primo posto ad un quarto posto, ma comunque in ogni caso dal punto di vista dell'organizzazione davvero i complimenti. Vogliamo ringraziare anche qualcuno? Sì, ringraziamo tutti i nostri sponsor, tutto il mio team ancora, perché abbiamo qua avuto qua 30 persone una settimana a lavorare, tutta gente che dedica il proprio tempo gratis, e quindi è davvero importante questo. Volevo dire inoltre che anche molti atleti hanno apprezzato il panorama e ci hanno fatto i complimenti, e per ultimo voglio ringraziare anche la Fisi, che ci sta supportando sempre di più per portare avanti lo snowboard, che è uno sport non di punta ma che stava prendendo delle belle soddisfazioni. Ma oggi assolutamente di punta, dobbiamo dirlo, e ringraziamo dunque Fausto Denti e Andrea Bettoni.